Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi sono qui per parlarvi di 5 build diverse che potrete portare con voi nel DLC di Elden Ring. Ovviamente parliamo di build che scaleranno, miglioreranno o addirittura peggioreranno in base ovviamente alla run che state giocando. Perciò non prendetele come assolute, fate conto che io le ho giocate al primo new game. E dopo aver colpito in bocca Horalu, o meglio, Godfrey, prima di trasformarsi in Horalu, andiamo a vedere di che cosa vi sto parlando. Ma prima di andare effettivamente a vedere le varie build, voglio chiarire che anche se ve lo dirò alla fine di ogni build, nel mio equipaggiamento c'è sempre attiva la runa di Godric che vi dà 5 punti a qualsiasi statistica del gioco. Perciò iniziamo dalla numero 5. Le ho ordinate in base al tempo che ci ho impiegato per ammazzare Malenia. Perciò capirete che la prima delle 5 build è quella con cui ho ammazzato Malenia il più velocemente possibile. Ora analizziamo questa build velocemente. È una build che si basa principalmente, come dice anche il nome, sul fare danno critico. Ecco perché le due armi che porto appresso sono una la Misericordia, che ha il critico più alto del gioco, e nell'altra mano invece porto l'ascia del boia, che è l'unica ascia ad avere 115 di critico piuttosto che 100. Ora, ovviamente l'obiettivo sarà quello di far inginocchiare Malenia, ecco perché abbiamo una Ash of War in particolare, ossia falange di scintillama, che come vi ho già spiegato in altri video è una delle Ash of War che fa più danno alla postura ai nemici. Tra l'altro è facilissima da spammare perché, come potete vedere, ci mette circa un secondo ad apparire nella mappa e guardate quanto danno la postura fa. Per chi non lo sapesse, la barra gialla sotto gli HP di Malenia è appunto la barra della postura che ho inserito con una mod. Quindi se la volete anche voi dovrete innanzitutto giocare da PC e poi andare sul sito Nexus Mod e scaricarvi la mod apposita. Ora, sicuramente questa è una build, siamo sul livello 120 se non ricordo male, questa è sicuramente una build molto simpatica da giocare, ci permette di stare distanti dai nemici quando utilizzeremo la Misericordia e abbassare abbastanza la loro barra della stamina fino a farli inginocchiare. Notoriamente quasi tutti i boss del gioco vanno in ginocchio con 3 Ash of War consecutive della Misericordia, ossia la falange di scintillama, la Ash of War che vi spiegavo poco fa. Questo ci permette ovviamente di fare subito un danno critico. Ho anche impostato sopra la grand'ascia del boia la Ash of War Coraggio del Cavaliere, che vi dà un 80% di danno extra al vostro prossimo danno. E solitamente con gli attacchi critici, beh, fare un danno dell'80% extra è più che ottimo. Ovviamente dovrete stare molto attenti perché Malenia è comunque uno dei boss più difficili del gioco. Noterete in tutti i video successivi a questo che ogni volta che lei si alza in volo, ormai ho quasi imparato a memoria quando è che sta per fare quella serie di attacchi che avete visto poco fa, quelli con i suoi cloni. Perché sono quelli che non riesco praticamente a scansare mai e quindi ho imparato a scappare prima ancora che lei lo faccia. E vi consiglio di imparare la stessa cosa. Oppure potreste utilizzare i vasi congelanti che fungono letteralmente da blocco per Malenia. In qualsiasi momento voi gli lanciate un vaso, se la colpite lei sbloccherà. Si bloccherà completamente e questo lo potete usare per fermare il fiore di Aeonia, tutti gli attacchi che lei fa prima di saltare, quindi la Waterfall Dance e quella serie di attacchi con i cloni che prima vi ho detto che ormai ho imparato a vedere prima che inizi. Perciò sicuramente è una build molto utile e anche relativamente forte, non so però nei New Game Plus quanto sia effettivamente affidabile. Ora eccovi le statistiche e gli equipaggiamenti che ho utilizzato. Ovviamente l'armatura è semplicemente per il fashion, voi potrete scegliere di utilizzare una qualsiasi altra armatura. Vi consiglio invece quei talismani e di portare con voi gli aromi del furore che io ho completamente dimenticato, ma ho portato con me gli aromi di ferro che sono quelli che vi rendono duri come la roccia. Ovviamente ho anche altre due lacrime, la lacrima solida e la lacrima chiodata e la runa di Godric. Al quarto posto invece abbiamo una build fuoco e ghiaccio. Perché abbiamo una build fuoco e ghiaccio? Perché per chi di voi non lo sapesse, quando voi riuscite a caricare quella barra invisibile che hanno tutti i nemici del gioco con il ghiaccio, farete innanzitutto subito un danno elevato,
e successivamente il personaggio avrà, come aveva Malenia qualche secondo fa addosso, una sorta di alone più chiaro. Questo significa che in quel momento il nemico soffre più danni, ossia ha una difesa abbassata. Perché utilizzo una build fiamma e ghiaccio? Perché utilizzando una qualsiasi arma che abbia uno scaling con il fuoco, quindi una qualsiasi Ash of War che dia un danno da fuoco, noi annulleremo completamente il caricamento di quella barra illusoria di cui vi parlavo prima. Quindi, ricapitolando, noi attacchiamo con l'attizzatoio della morte, che è un'arma rottissima in Elden Ring, attacchiamo Malenia e le facciamo proccare subito il ghiaccio. Subito dopo la colpiamo con una combo di due spade, due spadoni impugnati. Uno dei due ha l'abilità, il danno da fuoco. Questo vi permette di annullare immediatamente il caricamento di quella barra fittizia e di poterlo ricaricare subito, quindi potrete fare più danni consecutivi da ghiaccio molto molto velocemente senza dover aspettare che la barra fittizia si scarichi da sola, il che è anche molto lento. Quindi, dov'è il segreto nascosto dietro questa build? Innanzitutto nell'attizzatoio della morte, che per chi non lo sapesse è un'arma che si può recuperare praticamente subito all'inizio del gioco. C'è anche una sorta di metodo di cheese per ammazzare l'uccello della morte che la trasporta, ma soprattutto potete sfruttarla contro i boss un po' più lenti o contro i boss che hanno dei momenti di panico, un po' come questo qui che ha appena passato Malenia, ossia dopo aver usato il fiore di Aeonia voi potete stare tranquillamente dalla distanza e spammare la Ash of War del attizzatoio, che ha due tipi di attacchi, uno esplosivo e l'altro che crea una striscia di tra virgolette fiamma ghiacciata al suolo. Entrambi fanno un ottimo danno, quello con la scia sicuramente, oltre a essere utile perché lo potete usare dalla distanza, fa un po' più di danno nel tempo, soprattutto se il nemico resta fermo nello stesso posto, cosa che tendenzialmente non è che succeda così tanto spesso. In ogni caso, come avete potuto vedere, questa build è comunque dannatamente rotta. Sono riuscito a far fuori Malenia in poco tempo in meno rispetto alla build precedente, perciò non saprei quanto sia più forte. Ne approfitto per ripetervi che utilizzo la runa di Godric e che la barra gialla che avete visto sotto le video di Malenia è soltanto una barra della stamina della Poise di Malenia. E per questa build ho utilizzato la lacrima solida che vi dà un po' di difesa e la lacrima magica che vi dà un po' di danno magico extra. E lì c'è il resto dell'equipaggiamento. Andiamo avanti al terzo posto, la Nagi Hunt. Ho deciso di chiamarla così. In pratica è la naginata con la caccia gigante, che è una combo divertentissima. Innanzitutto non sapevo che la naginata fosse così divertente da giocare. Non l'avevo mai utilizzata prima d'ora. E mi sono reso conto che ha degli attacchi molto veloci, soprattutto quelli lì in corsa, e gli attacchi a due mani praticamente dopo una schivata o dopo un qualsiasi movimento del personaggio sono dannatamente veloci, tanto che a volte mi sono un attimo bloccato perché non ero sicuro di aver colpito il nemico o che l'attacco fosse già avvenuto. Detto questo, perché caccia gigante? Perché è una Ash of War che fa un'ottima quantità di danni indifferentemente dall'attacco della vostra arma, quindi potreste usarlo anche su uno spadino se fosse possibile, fareste comunque una buona quantità di danni. Per di più, Malenia soffre in particolar modo questo tipo di Ash of War perché essendo un nemico umanoide, quindi abbastanza piccolo, soffre questo tipo di attacchi, come avete visto poco fa, volando in aria e quindi dandovi il tempo di curarvi o di fare altre cose nel frattempo che lei si rialza. Oppure potreste pensare di spammare a profusione la Ash of War nel tentativo di bloccarla in un loop infinito di cadute. Ci ho provato, ma non ci sono riuscito. Sicuramente però credo che sia possibile. Inoltre questa Ash of War fa anche un buon danno alla postura del nemico, ma la naginata stessa fa un ottimo danno alla postura del nemico, soprattutto con gli attacchi R2 caricati. Perciò vi consiglio di utilizzare sia il talismano per gli attacchi caricati se avete la possibilità, o se volete comunque cambiare i talismani che ho utilizzato io, sia la lacrima che vi dà più danno agli attacchi caricati, perché sicuramente utilizzando quelli farete un buon danno sia alla postura sia agli HP di Malenia. Come avete potuto vedere poco fa, io sono riuscito a lanciare un vaso congelante su Malenia mentre lei stava facendo quel dannatissimo attacco con i suoi cloni e sono riuscito a buttarla a terra.
Ciononostante non ne ho lanciato un secondo quando ha iniziato il fiore di Aeonia. Perché? Vi chiederete. Semplicemente perché quando il nemico, il personaggio nemico, ha già quell'alone ghiacciato intorno, se voi lanciate un secondo vaso, soprattutto nel caso di Malenia, non la bloccherete di nuovo. Quindi se lei fa quell'attacco volante con i cloni, gli lanciate il primo vaso, lei si blocca e successivamente fa un fiore di Aeonia, scappate. Perché non potrete lanciargli un altro vaso e bloccarla, a meno che nel frattempo voi non abbiate usato qualche attacco di fuoco su di lei, cosa che effettivamente non abbiamo fatto. Qui ci sono le statistiche per questa build, tutto l'equipaggiamento, tra cui anche ovviamente i talismani. Come sempre c'è la runa di Godric attiva e due lacrime, nel mio caso ho utilizzato la lacrima che aumenta la destrezza e la lacrima che aumenta la difesa, ma voi potete giocarvela come vi pare. Andiamo avanti con lo spadone maledetto. Non è altro che appunto lo spadone maledetto di Morgoth, che ho sempre sentito dire che l'avevano buffato, che comunque era un'ottima arma, che faceva dei buoni danni. Ma porca puttana, è davvero... distrugge completamente Malenia quest'arma. Io non avevo idea di quanto fosse potente quest'arma. Soprattutto perché tutti quei danni rossi, diciamo, di fiamma che fa, oltre ad essere danni da fuoco, fanno anche danni da sanguinamento, quindi potrete comunque proccare il sanguinamento a Malenia. Inoltre è ottima per rincorrere Malenia, come avete potuto vedere poco fa. Quando lei fa il salto indietro è anche una questione di culo, perché non è che io l'avessi calcolata, ho spremuto il tasto per la Ash of War e ho avuto un abbuccio di culo. Ma in ogni caso, se non avessi premuto il tasto della Ash of War, non l'avrei potuta raggiungere, quindi è anche un ottimo metodo per rincorrere gli eventuali nemici, soprattutto quelli che scappano, quindi è ottima soprattutto in PvP. Per chi non lo sapesse, il PvP è l'online, quando si gioca online contro altre persone. Detto questo, sicuramente bisogna stare attenti con questa build, perché a volte viene voglia di spammare in continuazione la Ash of War, il che vi può comunque portare a subire parecchi danni, soprattutto se i nemici sono cazzuti, enormi e non gliene frega un cazzo se li state attaccando, un po' come potrebbe essere il gigante di fuoco ad esempio. E considerato che sono pochi i nemici di questo gioco come Malenia, soprattutto i boss, che soffrono parecchio i vostri attacchi fisici, beh, vi consiglio assolutamente di stare attenti. È comunque una build molto divertente, l'arma è davvero davvero simpatica da utilizzare, soprattutto, come vi dicevo prima, nella sua Ash of War, che vi permette di rincorrere eventuali nemici e di bloccarli per qualche secondo in una serie di attacchi. Le statistiche ve le mostro a brevissimo. Anche in questo caso vi ripeto che ho utilizzato la runa di Godric, non smetterò mai di ripeterlo perché molte persone mi chiedono come mai non riesco ad avere le tue statistiche, ecco il perché. Vi mancano 5 punti in ogni statistica dovuti alla runa maggiore di Godric. Inoltre, questa volta ve lo mostro direttamente, non solo ho utilizzato gli aromi del furore, ma nell'ampolla ho utilizzato il velo di fiamma e la lacrima opalescente. Andiamo alla number one di questa top 5 personale, il carnefice Marais. Raga, è una cosa ridicola, soprattutto contro Malenia è un qualcosa di ridicolo. Oltre a poter praticamente fare un fottio di danni consecutivi a Malenia, possiamo anche evitare di fare il secondo attacco della Ash of War, quindi prima utilizziamo l'arma trapano e poi l'attacco successivo possiamo decidere di evitarlo. Per farlo basta schiacciare il tasto cerchio e il personaggio rotolerà in una direzione oppure semplicemente farà un saltello all'indietro. La cosa figa è che, a parte che praticamente gli HP di Malenia si sono dimezzati in un millisecondo, ma la cosa figa è che potete sfruttare il talismano della spada alata marcescente, il talismano della protesi di Millicent e potete anche sfruttare la lacrima per gli attacchi consecutivi. Tutto questo vi darà ovviamente danni extra. Noterete che ho utilizzato un'armatura diversa dagli altri video, semplicemente per il fashion, perché mi piaceva un sacco e perché volevo veramente testare al limite questa build, abbassando la mia postura e quindi la mia resistenza agli attacchi nemici. Ho utilizzato il mantello del presagio al posto della corazza da scaglie, vedete che rimango in carico medio in entrambi i casi, quindi avrei potuto utilizzare una delle due senza grosse differenze. Come vi dicevo, è più figo il mantello del presagio. Comunque, anche per questa build ho utilizzato la
Runa di Godric, che vi dà 5 statistiche, 5 punti ad ogni statistica del gioco. E quelli sono i talismani che ho utilizzato, come vi dicevo prima, gli aromi del furore e la lacrima spinosa insieme alla lacrima solida, che mi hanno dato quel danno extra. Perciò andiamo ad analizzare il vincitore di questa lista, quindi lo spadone del carnefice Marais. Oltre ad essere figo, perché è un'arma comunque relativamente figa, è un qualcosa da farvi esplodere la testa, ok? Farà un fottio di danno a qualsiasi nemico, non l'ho ancora testata nei New Game Plus, ma lo farò sicuramente molto presto. Ma vi assicuro che vi aiuterà ad andare avanti, ad ammazzare qualsiasi boss, o meglio quasi tutti i boss del gioco. Personalmente ho avuto un po' di problemi soltanto con Malekith, ma in pratica con Malekith hai problemi con qualsiasi arma utilizzi, perché è molto veloce, a differenza di quest'arma che è relativamente lenta. Detto questo, noi ci salutiamo qui e ci vediamo alla prossima build. Ciao!